Ciao ragazzi e benvenuti, io sono Antonio e oggi nuova video recensione Noble Collection. Ebbene sì, ho fatto il grande salto dopo tanti ripensamenti, ho deciso di puntare sulla pietra filosofale. Io l'avevo già acquistata in passato, una non ufficiale, ma mi sono deciso e ho preso quella Noble Collection. Ma di lei parleremo tra poco. Prima di cominciare vi ricordo che utilizzando il mio codice sconto 7potter su Pumpling avrete diritto al 20% di sconto su tutti i vostri acquisti senza limiti di spesa e in questo momento con ogni maglia acquistata avrete anche un paio di calzini in omaggio. Quindi ragazzi, sotto tutti i link utili anche alla mia vetrina Amazon. E ragazzi, naturalmente questa maglietta della casa di carta che indosso è di Pumpling. Detto questo, direi che possiamo cominciare con l'unboxing e la recensione della pietra filosofale. Come vi dicevo, ho avuto tanti ripensamenti, prima volevo costruirmela da solo, poi successivamente ho preso quella di Geek Gear, ma alla fine ci sono cascato, ragazzi, ho deciso di portarla sul canale, la teca con la pietra filosofale. Questo prodotto Noble Collection lo trovate sotto linkato in info box, spero di trovarlo perché uno di voi, che ringrazio ancora tantissimo, mi ha linkato il prodotto su Amazon perché io non lo trovavo, lo cercavo da mesi e alla fine sono riuscito a prenderlo. L'ho pagato davvero tanto, se non ricordo male circa 120 euro. E adesso andiamo a scoprire assieme se li vale e se tutta questa gran confezione all'interno nasconde un prodotto meritevole. Detto questo, direi di cominciare a togliere la slipcase, che non sempre è inclusa nei prodotti Noble Collection. Ho notato che i prodotti di fascia un pochino più bassa, con prezzi al di sotto dei 50 euro, difficilmente hanno una copertina, una slipcase o una scatola ben fatta. Solitamente mi arrivano solamente nel cartone bianco con scritto Open This Side, il cartone adesso che troveremo qui all'interno. Quindi andiamo a togliere la nostra slipcase ed ecco qui il nostro classico pacco di Noble Collection. È ancora chiuso, non l'ho aperto, ho aspettato voi per farlo. Io, ragazzi, non ve lo nascondo, attendo di aprire questo pacco da circa un mese. Chi mi ha passato il link potrà confermarvelo sotto nei commenti se vorrà. Io l'ho acquistato davvero tanto, tanto tempo fa. Ma per voi ho aspettato prima di aprirlo, ho solamente dato un po' una shakerata alla scatola per capire se ci fossero pezzi di vetro. Sembrerebbe di no, quindi adesso andiamo di bisturi e vediamo cosa nasconde all'interno. Sulla scatola è riportato, come vi dicevo, Open This Side, quindi aprire da questa parte, da questo lato, perché altrimenti sarebbe un po' un casino aprirlo dal lato sbagliato. Bene, scotch tagliato, adesso tiriamo fuori la scatola di polistirolo. Ok, e anche questa è fatta. Qui troviamo il libretto con i prodotti Noble Collection che mettiamo da parte e rigiriamo la nostra scatola di polistirolo e tagliamo anche questa volta lo scotch. Ragazzi, sono davvero imballati benissimo i prodotti Noble Collection. È davvero molto molto raro che qualcosa arrivi rotto, quindi già questo è un gran bene quando si acquista online e quindi capisco anche il prezzo che è un pochino più gonfiato, però vabbè, sempre un po' da discutere i prezzi Noble Collection. E ragazzi, ecco come si presenta l'interno. Non si capisce un bel niente, quindi io direi di andare a rimuovere intanto questa protezione qui. E qui mi sa che troviamo la calotta di vetro. Qui invece dovrebbe esserci la base e qui credo che a questo punto ci sia proprio la pietra filosofale. Tiriamo fuori le cose una per volta. Cominciamo da questa, che è la base della nostra teca. Ed eccola qui. Wow, davvero molto molto bella. Troviamo alla base una piccola targhetta di metallo con scritto The Sorcerer's Stone. E in questo caso la cosa un po' mi disturba perché questa è la versione americana e non è mai stata fatta una versione con scritto pietra filosofale, ma semplicemente la pietra dello stregone, perché questo è il titolo che ha nei libri la versione americana. Quindi non so per quale motivo Noble Collection ha deciso di adottare questa dicitura americana e non quella inglese. Ma tant'è e ce la teniamo. La base qui è di velluto e poi abbiamo tutta questa parte qui in legno, credo sia vero legno.
Questa è fredda, quindi non è plastica, ma è metallo. E forse solo questa parte qui non è proprio di metallo, ma il supporto sì. E poi invece sotto abbiamo il logo, il reporter, Warner Bros. Tutti i dati di licenza. Quindi questa è la base, che comunque è parecchio grande. Credevo fosse più piccolina, ma è quanto la mia faccia, quindi abbastanza grande. E poi abbiamo la calotta, che adesso non ho idea di come tirar fuori, visto che è incastratissima. Non vorrei spaccarla in mille pezzi. Quindi vediamo. Probabilmente taglierò un po' il video perché non esce minimamente. Ragazzi, sono riuscito a tirarla fuori. Ho dovuto distruggere tutto l'imballo, ma è davvero difficilissimo. È incastrata al millimetro e temevo di fare troppa pressione con le mani e di spaccarla. Anche se è abbastanza spessa la calotta, però ragazzi, davvero difficilissima da tirare fuori. Qualora acquistaste questo prodotto, fatevi aiutare per tirarlo fuori perché davvero si rischia tantissimo di spaccare la calotta. Quindi eccola qui, di vetro, quindi non di plastica. State molto molto attenti, era incastrata fortissimo, proprio strettissima. Quindi occhio, e poi l'ultima cosa che abbiamo qui, eccola, è la nostra pietra filosofale. Io direi che c'è un po' un eccesso di imballaggio, mi sembra un po' esagerato tutto questo cartone, questo polistirolo per questo piccolo prodotto. Secondo me si poteva fare una confezione molto più piccola e proteggerlo in ogni caso. Ma detto questo, magari avranno voluto fare le cose in grande per giustificare il prezzo. Ecco che qui abbiamo la nostra pietra filosofale, che dovrebbe essere la replica esatta di quella che abbiamo visto nel film. Ed eccola qui. Allora, ragazzi, io devo dire che, ok, è di vetro, semplicemente vetro trasparente, così traslucido, di questo color ambrato. Io sinceramente l'immaginavo un po' più rossa, credevo fosse più rossa. Invece questa, non so dalla videocamera se si vede, ma ha il colore della Coca-Cola. È esattamente color Coca-Cola. E poi la parte che dovrebbe essere invece un po' più rocciosa, questa qui nei bordi, è fatta semplicemente con delle pennellate di grigio, che ahimè credo che grattando un pochino potrebbero anche andare via, o passandola con un po' d'acqua, cercando di pulirla. Attenti, perché credo che questa non vada proprio messa a contatto con l'acqua, potrebbe rovinarsi. Però, tutto sommato, il risultato è carino, è molto, molto bella, ben fatta. Ma io sinceramente non riesco a giustificare il prezzo. Non riesco a capire perché una teca e questo pezzo di vetro qui debbano costare oltre 100 euro. Secondo me 50-60 euro ci sarebbero stati tutti, ma il doppio del prezzo non è giustificabile a parer mio. Per il prodotto che ci viene consegnato è un pezzo di vetro e niente, una base di legno con una cupola. Da IKEA una calotta di vetro con la base in legno viene via per 12 euro, 10 euro. Quindi, sinceramente, mi sembra esagerato. L'effetto finale è molto bello. Adesso andiamo a mettere anche la nostra pietra qui nella base. Vanno allargati questi perni che si svitano e si avvitano e va inserita questa al centro. Adesso la vado a posizionare così vediamo qual è l'effetto finale della nostra pietra filosofale. Ok, ecco qui l'effetto finale. È stato complicato anche tenerla in equilibrio perché va conficcata esattamente negli spigoli perché altrimenti, stringendo qui questi perni, si rischia di farla schizzare via e frantumarla in mille pezzi. Adesso andiamo a mettere anche la calotta sopra e vediamo l'effetto complessivo. Ecco qui. Allora, togliamo i residui di polistirolo e ve la mostro anche con la teca. Eccola. Ragazzi, è bellissima, è molto molto bella. Io questo non lo nego. L'effetto finale è molto rilevante, molto bello, molto scenografico, però io riesco ancora a sentire quella vocina nella mia testa che mi dice 120 euro. Secondo me sono davvero troppi, davvero davvero troppi, visto che con circa 15 euro in più si porta via la clessidra di Lumacorno, che decisamente quella ha un lavoro molto più
sofisticato dietro, è stata scolpita, è tutta realizzata in vetro, è una clessidra funzionante. Quindi io sinceramente non riesco a giustificarmelo, però al prodotto come bellezza do un 9 su 10, al prezzo do un 5 su 10. Ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate, se voi l'avevate già vista, se l'avete già acquistata, se l'avete nella vostra collezione, se la prenderete. Fatemi sapere tutto sotto nei commenti. Io vi ricordo tutti i link utili sotto in info box e vi ringrazio per aver visto il video fino alla fine. Detto questo, io vi do appuntamento prestissimo con tante altre novità e non mi resta che salutarvi. Ciao!